Anche Licio Galizia di Nocera Inferiore, protagonista della Settimana Nazionale della Musica a Scuola, un'importante rassegna musicale di respiro nazionale istituita 30 anni fa dal Ministero dell'Istruzione e rivolta a tutte le scuole italiane. Il liceo nocerino ha partecipato con la sua orchestra interscolastica di chitarre dell'Agro con un nuovo brano inedito. Seconda edizione di un progetto che ha visto coinvolti il liceo musicale statale Alberto Galizia, che in questo momento rappresento, e le scuole dell'Agro Nocerino Sarnese ed una scuola media sempre ad indirizzo musicale di Sant'Antonio Abate. È il secondo step di un percorso iniziato l'anno scorso e che ha visto man mano crescere le adesioni di tante scuole dell'Agro Nocerino Sarnese. Non possiamo che fare degli in bocca al lupo sentiti a questi ragazzi, a ben 100 ragazzi che uniti insieme sono qui per rilanciare insieme a tutta la comunità l'amore per la musica e per la cultura. Durante la settimana della musica, che è stata indetta dal MIUR, appunto dall'ufficio regionale scolastico della Campania, il liceo musicale Galizia ha presentato un secondo brano con l'orchestra interscolastica di chitarre. Questo progetto parte da lontano, dall'anno scorso, dove il liceo Galizia è in rete con le scuole media di indirizzo musicale dell'Agro Nocerino Sarnese e non solo, ha appunto fondato, coordinato questa orchestra di chitarre, 100 ragazzi che suonano insieme. Quando si vede un video della durata di 5 minuti bisogna immaginare che ci sono 4 mesi di lavoro. C'è l'orchestrazione che ho curato io, è un brano del 500 di Giorgio Manerio, pensato poi rielaborato per i ragazzi delle scuole medie. C'è il progetto audio-video che ha curato il collega mio Antonio Suoso, c'è la collaborazione delle classi di arpa, di contrabbasso, di mandolino del liceo Galizia, ma soprattutto c'è il sostegno dei colleghi delle scuole medie di indirizzo musicale, dei dirigenti scolastici, di 100 ragazzi che suonano insieme e delle famiglie, uniti per rilanciare la musica, la cultura, il bello in un momento di buio, dove siamo convinti che la bellezza ci salverà.